speciale dedicato alla scuola basket Arezzo che verrà. Siamo con Federico Fracassi qui al Palaestra. Ciao Federico. Buonasera a tutti. Allora, rispetto all'ultima volta in cui ci siamo visti, grandi colpi di mercato, insomma, una squadra che oltre ad alcune conferme di cui parleremo, poi sono arrivati, tra poco vedremo anche qualcosa, davvero dei nomi importanti che ci dicono dell'ambizione della squadra per il prossimo campionato. Sì, fin da subito la società con in testa il presidente Mauro Castelli si è mossa per cercare di migliorare quanto di buono era già stato fatto l'anno scorso. Ovvio che per migliorare una squadra che comunque aveva chiuso al primo posto la stagione regolare serviva il massimo, quindi sono stati fatti due innesti di primissima qualità che ci possano dare una ambizione per fare quel salto che non siamo riusciti a fare nello scorso campionato. Le prime notizie hanno riguardato le conferme, prima di parlare insomma di questi colpi da 90 che sono stati fatti, però anche alcune conferme diciamo che erano importanti. Ma questo senza ombra di dubbio, anche perché alcuni dei ragazzi che sono cresciuti nella nostra società stanno facendo dei campionati di altissimo livello e sono anche ambiti da altre società, quindi comunque non era così scontato riuscire a confermarli tutti. Questo è avvenuto da Matteo Cutini, Raul Giummetti, Stefano Liberto. Per quanto riguarda il settore dei lunghi, ci permette di avere tante soluzioni diverse. Per quanto riguarda gli esterni, poi è stato confermato Giulio Bianchi, anche dopo un anno comunque molto positivo, lui proveniva da Terra Nuova, è stato confermato anche per la prossima stagione, poi ovviamente anche Claudio Castelli e Carlo Provenzal che continueranno a far parte della nostra squadra facendo un'ossatura che non solo in campo ma anche fuori deve dare una mano ai nuovi arrivati ad inserirsi nei meccanismi che loro già conoscono di coach Delia. Ecco, tra questi talenti che diciamo sono annunciati c'è il lituano Kirli, adesso tra poco vedremo alcuni canestri che abbiamo pescato in rete, insomma è un giocatore che davvero sembra avere grandi colpi. Sì, sicuramente sarà uno dei riferimenti offensivi della nostra squadra. Abbiamo lavorato con coach Lilia su quelle che erano state le pecche del campionato scorso. Ovviamente abbiamo cercato tanta pericolosità in più al tiro da fuori, in questo senso sono arrivati due innesti. Kirlis poi ha anche le caratteristiche di essere un vero e proprio leader in campo, anche nei momenti decisivi delle partite, non solo con i suoi tiri da tre punti. Ovviamente lui si dovrà ambientare ad abituare a quelli che sono i ritmi di un campionato di Serie C Silver, un agonismo di Serie C Silver rispetto a quella che era la seconda Lega Lituania, che sicuramente dal punto di vista tecnico è di qualità senza ombra di dubbio superiore, però ovviamente dal punto di vista dell'agonismo qua ci sono magari i derby, ci sono situazioni dove tutte le squadre poi giocheranno su di lui, perché comunque è il colpo dell'estate della SBA. Allora, vediamo anche appunto questi canesi e anche il saluto che ha mandato qualche settimana fa ai suoi nuovi tifosi. È stato il primo rinforzo della scuola basket Arezzo per la prossima stagione, arriva dalla Lituania, si chiama Laurinas Kirlis, classe 93, guardia di 192 cm, molto dinamica, dotata di un buonissimo tiro da tre punti a cui accompagna anche un'ottima visione di gioco. Il nuovo arrivo in casacca SBA proviene dalle Zerunas Moletai, formazione di A2 lituana, dove ha militato nelle ultime due stagioni chiudendo le annate sempre con la doppia cifra di punti realizzati e ora ha voluto mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi aretini. Hello everyone. My name is Laurinas Kirlis. I'm 24 years old, shooting guard from Lithuania. I'm looking forward for joining our team SBA Arezzo. I want to meet my new teammates very much and I want to visit your beautiful city in Italy. I want to thank Coach Giuseppe and President Mauro Castelli and whole management for giving me this opportunity. I believe that we will have many beautiful moments together and I promise to do my best for us to win a championship. See you soon. C'è già qualche data quando arriverà questo nuovo acquisto?
Sì, Laurinas si integrerà con i compagni già dopo qualche giorno di preparazione. Tutta la squadra inizierà il 20 di agosto quando verranno svolti i primi test fisici, poi si inizierà sotto gli ordini del confermato preparatore Simone Marraccini l'attività vera e propria. Dal 25 di agosto sarà a disposizione anche Kirlis, che potrà già fare il suo esordio ufficiale nella partita di Coppa che si giocherà nel fine settimana 7, 8 e 9 settembre, e così lo vedremo all'opera. Sicuramente prima verrà organizzata anche un'altra amichevole, però ecco, il primo appuntamento ufficiale per vederlo con la casacca Amaranta sarà nel primo turno di Coppa. E poi nei giorni scorsi quest'altro annuncio che è stato presentato in conferenza stampa, l'arrivo di Dolfi, che è un giocatore, cioè i numeri parlano per lui, è una vita spesa nella pallacanestro, da Terranuova, ultima sua società, quindi qui si coniuga il dato tecnico a quello anche dell'esperienza. Senza ombra di dubbio, lui è un giocatore che io conosco molto bene perché ho avuto la fortuna tanti anni fa, quando era a Montevarchi, di allenarlo insieme ad Antonio Bindi. È un giocatore, prima di tutto, è un vincente. Questo è una cosa che a noi darà tanto aiuto. Poi corrispondeva all'identikit fatto da coach Delia, perché è comunque un giocatore pericoloso da fuori, è un giocatore esperto, un giocatore che ha voglia di vincere, e quindi con questo cocktail non poteva che essere il nuovo acquisto della SBA. Noi confidiamo tanto in lui, anche perché nei momenti giusti della partita, e questo ce ne siamo accorti da avversari, è stato sempre un giocatore molto difficile da marcare, imprevedibile, perché abbina sia un tiro magari da 8 metri a una giocata in penetrazione che per raccogliere falli e quindi poi punti dalla lunetta. Quindi è un giocatore che ci dà due dimensioni e consente anche magari a Matteo Cutini, a Raul Giummetti di allentare un po' la pressione della difesa che possono avere su di loro. Allora, sentiamo le sue parole. Mi fa una grossa impressione. L'esperienza ce n'è tanta, perché insomma 37 anni vissuti tutti sui campi da pallacanestro, l'esperienza ce n'è tanta. La voglia di vincere, come diceva il Presidente, è forte, e quindi spero di essere l'uomo giusto nel posto giusto. È stata, come ripeto, la voglia di vincere. Poi mi piace la società che fa le cose in grande, è una società seria, dove tutto l'entourage ha le varie compiti da svolgere. È una società bella, sana, e che mi è piaciuta da sposare. Ho già sentito il coach, ho già sentito Simone, il preparatore. Il roster l'anno scorso secondo me era già buono, non era secondo me la miglior squadra, ma allenata benissimo è riuscita ad ottenere degli ottimi risultati. Con i nuovi innesti, il mio e il ragazzo lituano che avrò modo di conoscere, spero siano le due pedine mancanti per fare quel salto di qualità alla squadra. Come dicevamo all'inizio, è chiaramente l'ambizione della SBA, che parte favorita, ti chiedo, secondo te, so che lo stanno dicendo anche alcuni avversari, così mi ha detto il presidente Castelli. Ma è logico che una squadra che è arrivata prima, che si rinforza, non può che entrare nel lotto delle favorite. Crediamo che il campionato sia un po' più competitivo di quello della passata stagione, perché sicuramente l'anno scorso c'è stato tanto equilibrio, e questo ha favorito anche il fatto che noi chiudessimo la stagione regolare al primo posto. Non credo personalmente che il prossimo campionato sarà così equilibrato come quello scorso, anche perché è cambiata la formula e quest'anno la prima classificata al termine della stagione regolare sarà promossa nella categoria superiore, quindi vedo già Quarrata, Meloria, Livorno che si stanno già attrezzando per provare a prendere subito quel posto e non passare dalla lotteria dei playoff, che purtroppo nostro malgrado abbiamo visto essere molto, molto dura e difficile da affrontare, perché magari le dinamiche che uno dimostra in 26 partite vengono azzerate in 20 minuti, in un tempo, come è successo a noi la partita con Montevarchi. Ecco, una riforma direi giusta, no? Proprio per questo discorso che stavi dicendo, soprattutto perché è una squadra che arriva prima, è vero che poi ci sono delle compensazioni, però comunque sia una squadra che arriva prima, è giusto che vada su direttamente.
Ma questo sicuramente, direi soprattutto nei campionati dove ci sono due promozioni è giusto che la prima classificata vada direttamente nella categoria superiore. Poi ben 8 squadre si giocheranno l'altro posto disponibile, direi che è anche giusto perché comunque durante l'anno ci possono essere infortuni, situazioni varie che magari non fanno andare le stagioni come uno vorrebbe e si ha l'occasione di recuperare, però dal punto di vista sportivo credo sia la scelta più giusta e la federazione magari si è anche accorta rispetto all'anno scorso che forse non era proprio la scelta giusta quella di dare due promozioni ai playoff. E allora su sia l'arrivo di Dolfi che in Forzi Sba, ma anche sui lavori che sono in corso al Palaestra, sia all'interno per la costruzione e l'installazione del nuovo parquet e poi chiaramente la nuova tenso struttura, sentiamo il presidente Mauro Castelli e anche Carlo Benucci che era presente alla conferenza stampa appunto di presentazione. Lo avevamo promesso ragazzi l'anno scorso, avremmo rinforzato la squadra. Chiedo scusa se abbiamo prolungato un po' il tempo per la decisione finale di Lorenzo, ma io mi sono un po' impuntato perché la mia esperienza nella pallacanestro mi diceva che dovevamo trovare un ragazzo, un giocatore che avesse proprio quel pizzico di esperienza in più nel campo giocata, che prendesse per mano i ragazzi nostri, pur tanto bravi e tanto talentuosi, però quella cosa che mancava a questa squadra. Io non me ne intendo molto di calcio, ma un po' come quello con la barba dell'Arezzo, insomma, no? Io scusate la mia ignoranza in materia, però sono veramente contento, è una delle poche cose che credo aver fatto con saggezza nel mondo sportivo, perché Lorenzo, oltre che essere un ragazzo umile, è veramente un ragazzo che ha punti nelle mani e tanta esperienza, e quella cosa che penso serva alla mia squadra era proprio quella. Come ha fatto a convincerlo a chiudere, diciamo, la sua carriera da Arezzo? Guarda, tutto meno che i soldi, sinceramente, perché Lorenzo abita a San Giovanni. L'unica cosa che forse la mia un po' furbizia commerciale è stata questa, il fatto che un giocatore di questo calibro avesse deciso di smettere per problemi familiari, nel senso che fa un lavoro che non gli consentiva molta presenza. Lui negli ultimi anni aveva giocato con squadre che avevano spesso lottato magari o per la retrocessione oppure non con grandi ambizioni. Ho sentito nella telefonata che ho fatto con lui subito una voglia di vincere. Lui dice: tanti anni mi farebbe piacere ritrovare quell'entusiasmo che avevo perso negli ultimi anni. Io gliel'ho dato subito perché gli ho detto: guarda, noi si tira a vincere, poi nello sport non è sempre così, insomma, per fortuna. Però diciamo che ho sentito questo entusiasmo su Lorenzo che mi ha detto che questa è la persona giusta. Poi speriamo insieme a Laurina Skirlis che aver fatto, come dire, la coppiola fondamentale per questa squadra. La SBA non può stare ferma perché dopo aver inaugurato la nuova struttura siete già al lavoro su questo parquet. Sì, magari ecco, da quel lato lì non ci danno molto una mano gli eventi. È successo che dopo 2 anni dall'evento disastroso ci eravamo accorti che il parquet cedeva nella parte dove l'acqua si era più raccolta, e allora hanno fatto questo controllo, questo saggio diciamo la parte di sopra era bellissima, infatti verrà riutilizzata, la parte sotto era completamente fradicia, e man mano che facevano questi lavori si sono accorti che per 3/4 il campo era completamente allagato sotto, quindi abbiamo giocato 2 anni fra parquet e acqua, quindi era giusto fare un intervento. Allora insieme, in intesa con il comune, abbiamo deciso di fare un intervento importante che comunque faceva sempre parte di quel vecchio problema di quando crollò tutto. Ci hanno garantito e assicurato che il lavoro sarà pronto per il 15 di agosto, sarà anche una cosa molto innovativa e bella perché verrà fatto il campo centrale da basket, il legno molto chiaro, un po' come i grandi campi delle grandi squadre nazionali e internazionali, quindi ci sarà questa cosa che io sono un po' curioso di capire come sarà un campo centrale chiaro contornato da questo parquet scuro. Quindi spero che adesso le spese siano finite perché veramente sulle strutture abbiamo... Ma guarda, di preciso io ancora non te lo so dire perché è una cosa che riguarda molto il comune, però diciamo in parte noi contribuiremo come SBA a questa rimessa a posto. Non ci sono nessuno tipi di premi per quanto riguarda, come invece c'è stato per la struttura che ci ha consentito di allungare il tempo di gestione, questo è un intervento che abbiamo dovuto frugarci in tasca e farlo, però il campo è come le ruote per la macchina, senza campo non si poteva fare niente. Ho
anche il nostro Carlo Benucci, la voce per noi insomma della scuola basket Arezzo e non solo per Arezzo TV. Questi due nuovi giocatori saranno per te anche spunto per le nuove telecronache? Sì, li ho sentiti parlare, sono veramente saggi e ben preparati dal punto di vista linguistico e dialettico. Ora li vedrò in movimento e dai movimenti, dal salto, dall'elevazione e dal comportamento di squadra cercherò di affibbiare lo pseudonimo a ciascuno relativamente alle proprie caratteristiche. Insomma, questa società è veramente tanto cresciuta, noi l'abbiamo sempre seguita grazie anche al tuo apporto in questo bel cammino. Grazie particolarmente a questa emittente che da 15 anni, sicuramente da 15 anni e più, segue settimanalmente le vicende non soltanto della prima squadra ma di tutte le squadre giovanili. Io penso che sia un ottimo input anche per la città, per il movimento stesso, vedere in televisione sistematicamente tutta la settimana questo sport sia un volano importante per, per ottenere consensi e avere una platea molto più vasta nel settore generalmente giovanile, particolarmente in età dove le devianze dei tempi moderni possono influire negativamente nei nostri ragazzi. Alla luce insomma dei miglioramenti strutturali della scuola rinforzata, adesso insomma c'è sempre stato un seguito crescente, l'abbiamo visto soprattutto in questa stagione da parte del pubblico, adesso insomma ci si attende ancora di più. Sì, è la cosa che a noi ha fatto più piacere da passata stagione, perché già in campionato, prima di arrivare ai playoff, insomma il numero degli spettatori al nostro seguito è aumentato esponenzialmente. Ovvio che nei playoff poi c'è stato il consueto boom, proprio perché la formula della pallacanestro comunque concentra le partite, le scontri diretti in questa fase poi decisiva per il campionato. Noi crediamo che quest'anno si possa ripartire già anche più avanti rispetto a quello che è stata la scorsa stagione, perché comunque abbiamo fatto due campionati di alto livello, ci sono stati gli innesti giusti, vedo che anche i ragazzi stessi, i nostri tesserati delle giovanili, sono già in fibrillazione sia per vedere in campo Dolfi che per vedere Kirlis, senza dimenticare che comunque loro fanno il tifo per la SBA, e anche in questi giorni, quando hanno avuto l'opportunità di vedere i loro ragazzi che si allenano in palestra durante l'estate per tenersi in forma, non hanno mancato insomma di battere un 5 o comunque di far vedere che anche i ragazzi del mini basket del settore giovanile ci credono in questa squadra e vogliono insomma che si faccia il meglio possibile. Bene, io ringrazio Federico, ci ritroveremo sicuramente nelle prossime settimane per in avvicinamento e anche all'inizio di quelle che saranno le tappe della nuova stagione. Grazie per averci seguito, buona serata. Grazie a voi.